sembra Aaron, un po' più bianco, ma sembra Aaron. Piano, amore, non si può toccare tutto. Dai, usciamo che ti faccio vedere cosa ti ho preso. Tieni. Cos'è secondo te? Aspetta, c'è un'altra cosa dentro. Di qualcuno che piace tanto a te. La fascia per capelli. A casa me lo metto subito. Ti piace? Sì, molto bello. Mamma, a casa me li metto subito perché sono i miei preferiti. Perché io guardo sempre me contro te. Eh sì. Amore. Oh. Prego, prego. Andiamo, dai. Dai. Ciao ragazzi. Ciao, buongiorno. Siamo dai cinesi a comprare due cosine. Buongiorno. Piaciuto il regalino? Sì. Guardate cosa mi ha dato mamma. No, non aprirlo adesso, non aprirlo adesso, sennò si perde. Ciao. Ragazzi, mettete un bel like, accendete la campanella e mettete un pollicione. Già solo per questa bella girandola e questa bella bimba. Davvero bella. Ragazzi, ricordatevi se fate le brave, il vostro papà e la vostra mamma compra la moneta di me contro te e la pinzetta di me contro ecco te. E il vostro papà compra questo se fate i bravi, se fate i monelli niente. Ragazzi, allora Lidl, ho visto l'offerta, porca miseria, mi stanno cadendo gli occhiali, ho visto l'offerta questa qua, 17,99, ci sono io tutti i completi. Sei sicura? Sì. C'è anche Peppa così. Fammi vedere. Aspetta, allora, guarda, c'è questo disegno qua. Non vedo. Aspetta, adesso te li tiro giù. Poi c'è questo disegno fatto così. Sì. Metto qua. Ma è un letto? Sì, sì, per il cuscino e... anche questo è un letto? Allora, gli occhiali, gli occhiali. E poi... e poi c'è, aspetta che vediamo, questo è uguale all'altro, e poi c'è dei Paw Patrol. Anche però forse è un po' più... E anche la coperta? Il lenzuolo, amore. Sì. Allora. O se no c'è Little Pony anche. Quale vuoi? No, Peppa? No. Sicura? Sì. Wow. Allora scegli. Paw Patrol c'è sia così? C'è anche Miraculous, amore. Dove? Qua. E io mi prendo Batman. Si prende Batman? E Miraculous. Ta-na-na-na. Andiamo di Miraculous. Vabbè, scegli lei. Guarda. Scegli tu, amore, deve piacere a te. Cosa che c'è? E qua c'è questo. No, era questo che le piaceva. Questo qua, il disegno. Dammi. Questo, questo vuoi? E gli piace tanto bene. Cos'è? Ho fame, ragazzi. Ragazza, c'è di nuovo il cassettone sotto la macchinetta come ce l'ho io, se vi interessa, a 19,99. Ragazzi, e vi piace tanto quel cassettone, mi scrivete sempre. Ci sono i miei detti. Taglieri 2 a 6,99. Ragazzi, i miei denti sono più. Non metti le mani in bocca. E certo, perché sono ancora quelli da latte, poi ti cadranno come sono caduti a Fede, ti vengono i dentoni grossi da coniglietta. Eh sì. E già piccoli. Funziona benissimo. Dai, funziona benissimo la friggitrice ad aria. Allora. E che c'è? No, ma questa elettrica 69 euro, ma è elettrica, a me serve solo una padella per grigliare, quella con le righe. Ora se mi cade il telefono vedi fare il barbecue. Il barbecue, mami,
No, noi prendiamo il barbecue colore. Ci mettiamo fuori. La carbonella. C'è anche la carbonella. Prossimo anno lo prendiamo, sicuro. Piccolino da mettere qua davanti. Sì, piantala, Ale. Ha fame, è solo appena fatta. Appena fatto colazione al bar. È una golosione. Ragazzi, allora, tornati, vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Ma cosa ci fa il telecomando qua? Sul tavolo, secondo voi? Vabbè. Allora, vi faccio vedere un attimino delle cose a random. Ragazze, poi dai cinesi abbiamo preso praticamente una cesta nuova perché la nostra si è proprio spaccata in un punto. Si vede che è caldo, freddo, non lo so. Umidità, si è proprio crepata. E poi ho preso la... Anzi, Ricky ha preso il vetrino per lui perché gli è caduto e si è spaccato, delle forcine che mi servivano classiche e poi delle forcine queste qua per fare lo chignon, come si chiama, per fermare il tutto. E basta, quindi questo dai cinesi abbiamo preso solo queste due o tre cose. Poi da Lidl invece abbiamo preso Scottex. Poi di non alimentare, diciamo, ho trovato, come avrete visto da qualche clip, questo copriletto per Fede che ama i dinosauri. Gli faccio poi la sorpresa, magari quando torna lavo tutto e glielo metto già su per quando rientra. E ad Ale invece lei si è scelta i Paw Patrol perché comunque gli piacciono, vero amore? Anche ad Aurora, la sua amica, piace i Paw Patrol, quindi per solidarietà ha voluto anche lei. Sì. Ale, basta. Poi abbiamo preso questi, poi vi spiego perché. Poi ho preso del tè al limone. Quando fa caldo, in questi giorni fa di nuovo caldo. Ieri ha fatto un freddo pazzesco perché ha temporaleggiato. Ha fatto temporale praticamente tutto il giorno ieri, tutto il pomeriggio. E la sera c'era proprio un freschetto. Stanotte si dormiva una meraviglia. Però adesso già io di nuovo caldo e il tè freddo mi fa proprio stare meglio. Coca-Cola zero. Poi un limoncino da tenere per quando viene qualcuno, un dopo cena, un digestivo. Poi avevo un sacco di coupon che mi interessavano sull'applicazione di Lidl, quindi ho attivato questo che aveva tipo il 30% di sconto, che è un gel detergente intimo. Scusate se è un po' buio, ma sapete che io faccio sempre un po' buio per non far entrare troppo sole. Poi San Bernardo, sempre tè alla pesca, buonissimo questo della San Bernardo, c'è anche scritto più gusto, meno calorie, devo dire che è abbastanza delicato, mi è piaciuto, l'ho ripreso. Una mini coca normale, appunto sempre se viene qualcuno, del Brioschi che avevamo terminato, le cialde, queste qua erano in offerta, della Lavazza, abbiamo voluto provarle, non le ho mai prese, della Lavazza, con macchine Nescafè dolce gusto, quindi... Quando ho visto Lavazza ho detto, ah, sarà per la macchinetta della Lavazza, invece no. Maxi formato 30 capsule, mi pare 6 euro e qualcosa, quindi 6,90, quindi conveniva. Poi sempre sull'app c'era lo sconto sulla scamorza, quindi Ricky ha voluto prenderla affumicata. Ho preso dei gran ragù, questi qua extra gusto. Ne ho presi due ma non trovo l'altro. Non lo so, sarà nell'altra busta. Comunque ce ne sono due da due. Poi ho preso questi cordon bleu, sempre attivando il coupon sull'app di Lidl. Poi Ale ha voluto queste caramelline vermetto. Quando mangia tutto, ogni tanto ne passiamo una. Salame Milano, sempre attivato con i coupon con un po' di sconto. Salviettine struccanti della Nivea, mi ispiravano, ho voluto provarle. Era l'ultimo pacchetto, quindi... dovrebbe promettere bene questa cosa se sono finite. Poi grana padano DOP un pacchettino, perché facendo la pizza l'altra volta con i nostri amici è andato via con piacere, perché a volte ce lo metto sopra da più gusto. Pagnottona di pane. Poi qui abbiamo
Tagliatelle, io amo queste qua nel sacchetto, mi ci trovo molto bene. Succo di frutta alla pesca della Valfrutta, era in offerta anche questo. E quindi abbiamo voluto provare. Succo d'ananas, stavo volando tutto, scusate, non volevo mettervelo proprio davanti alla faccia. Birra Corona. Poi succhi di frutta più da bimba, mela e banana. Qua c'è l'altro gran ragù che vi dicevo, qua ci sono i miei occhiali che è meglio se sposto prima che li distruggo. Sempre attivabile col coupon l'ultra dolce per bambini del Re Leone. Poi due confezioni di carne, questa al manzo, per Nala ovviamente perché Aaron è a dieta ferrea, una pellicola, una maionese che non ho pagato perché avevo il coupon, quindi in base a quanto fate di spesa, a volte avete degli omaggi, c'era l'opzione maionese, Riccardo la voleva, ho preso quella gratuita, per un totale di 106 euro tutto ciò. Vero è che solo di lenzuoli sono 18 euro l'uno, quindi sono 36 euro solo di lenzuolo, però insomma una volta si comprava meglio. Poi siamo passati al negozio di animali, un altro sacchettone di trainer, quello lì per la dieta di Aaron. E mega paccone famiglia di traverse, bello pesante anche. Ok, dovrei avervi fatto vedere tutto, c'è anche una cassa d'acqua e poi è appena passato il corriere a consegnarmi una cosina, dopo ve lo faccio vedere, che è una cosina per una cosina, una cosona di cui vi parlerò dopo. Quindi vado a sistemare tutto ciò e se non muoio prima ci vediamo a breve. Se sentite rumori strani è Aaron che sta bevendo, non cucu. Preoccupate. Cucù. Ci sono anche. Cucù. Allora, sono emozionata. Ma non vi dico perché. Lo so, sono cattiva. Questo è il regalino di amore. Per una cosa più grossa che mi sono comprata. E quindi l'apro con voi e con lui. Sai com'è? Zan. Praticamente capirete già. Ma io non ve lo dico e non vi dico cosa è la marca e tutto. Olè! Vista così non si capisce niente, quindi apriamo. Allora, cosa sarà? Io lo so. Stoppate il video e scrivete che cos'è e per cos'è. Masticavoli. Dai, voglio vedere se indovinano. Vediamo se indovinano. È una gabbia per uccelli. No. Neanche Bubi lo sa, quindi mettete no. Mettete una chiappa con la campanella e mettete un pollicione su. Ciao. Pollicione? Se un pollicino non ci piace. Arriva, fa la tua comparsa. Una volta mi sono trovata commenti dove scrivevano: boh, me l'ho messo il pollicione. Se lo chiedi tu lo metto. L'avete scritto il commento? Allora posso aprire. Wow, bella! Sì. Sembra più bella che da Amazon, abbiamo visto le foto. No, ma come ma sembra? Dal vivo è ancora più bella che la foto. Ta-dan! Allora, probabilmente si può, no, non si può usare senza maniche, le hanno messe solo dentro, infatti. Queste sembravano enormi, vero? Sembrava arrivassero sì. Qua, invece meglio così, che non è troppo... E poi c'è anche questa qui piccolina, esatto, tutta pelusciosa dentro, che è praticamente pelusciosa pelusciante, che se la utilizzi la fai così, altrimenti... Altrimenti la metti dentro piatta e non la usi. E voilà! E questa qua si è gatto a gancio, che io chiudo. E anche dentro è tutta pelusciosa.
c'è il suo anelluzzo. Mi piace un sacco. Cosa conterrà mai questa borsettina? Poi domani, Coca-Cola. Domani che arriva una cosona. Già domani? Sì. Non so che ora, dice entro le 22. Quindi farà come oggi, che ora è arrivato questo mezzogiorno. No, l'una e mezza. L'una e mezza per me. Sa di novità. Sì. Allora, vi do 3 indizi. No. Dai, 3 indizi. Ma perché? Perché così indovinano. No. Perché? Perché no? Lo vedono. Allora, uno. Lo vedono nel vlog di domani. Cos'è? È la cosa che desidero da quando ho 15 anni. Puoi tirare l'acqua. Domani vedrete una cosa davvero speciale. Nostra figlia si è ammazzata. Tutto a posto. Contro il divano, fortunatamente. Grazie, amore. Prego. E adesso la rimettiamo dentro, perché sai che io... non servo lei tutto. Adesso si deve rimpacchettare il pacco. Sì, dovete capire che io ho questo problema. Anche a Natale, quando arrivava Babbo Natale, che ero piccolina, io rimpacchettavo tutti i regali. Già. E li tenevo lì una settimana perché mi piaceva vedere i pacchettini, e poi quando mi rompevo mettevo tutto via. Non so, ho questa mia piccola problematica. Adesso mettiamo il vetrino al mio pasticcione. Ma che vuoi da me? Non c'entro niente io. A chi è che è caduto il telefono? Era il vetrino vecchio? Non è caduto. Come? Scusa? È scivolato dalla tasca. È scivolato dalla tasca. In maniera completamente acrobatica, soprattutto. No, no, in maniera autonoma. Autonoma. E quindi adesso gli metto il vetrino. Lo sapete che io li voglio un sacco di bene, Raul e Sara? Amore! Perché pensi che finirai uguale? Lo prometti? Cosa mi dai in cambio? Sei troppo buio. Oh, ti si vede. Non si vede, no? Sporgi le labbra. Momento di luce. Ragazzi, allora i nostri ospiti sono andati via, scusate se non ho filmato tanto, ma mi sono proprio goduta la serata, tra l'altro carinissimi perché hanno portato anche la torta pan di stelle, hanno portato il burro cacao di Barbie ad Ale, gli ovetti Kinder, insomma sono sempre carinissimi, quindi splendida serata. Poi il film ci è piaciuto un sacco, si chiama Dark Skies Skies, vabbè, una cosa del genere, se mi ricordo vi lascio l'immagine qua, è a noleggio e lo trovate su Prime, noleggio o acquisto, una cosa del genere. E basta, quindi niente, io vado a nanna perché sono fritta, ci vediamo domani perché giornata è importante, domani verrà a trovarci mio suocero e non solo, e poi arriverà quel pacco per me importantissimo, ragazze, perché è il sogno di una vita, veramente, comunque vi dirò tutto domani. Vi mando un bacione, scusate, ma ho il cavetto da portare su e ci vediamo domani, ciao!